Finisce senza reti la partita del Gran Sasso a Concia tra l'Aquila e Renato Curi Angolana. Padroni di casa subito in proiezione offensiva al terzo con un tiro a giro di Dercole che scheggia l'incrocio dei pali. L'Angolana risponde all'undicesimo. Buffetti pesca Farindolini che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo il quarto d'ora sponda l'Aquila, Massetti ci prova dalla media distanza. Marco Tullio disinnesca deviando in angolo. Poco meno di un minuto e ancora l'Aquila in avanti di Norcia, raccoglie una respinta di Marco Tullio e scarica rete di prima intenzione, palla di poco sopra la traversa. Occasionissima all'Aquila, al ventesimo Massetti avvia la transizione offensiva e verticalizza per Dercole che in area conclude ma trova la parata di Marco Tullio. Minuto 33, Dercole in azione sulla destra, tiro a giro velenoso che si perde di pochissimo sul fondo. Tre minuti ed è Di Ruocco che ci prova in girata, Marco Tullio è attento sul suo palo e para. In chiusura di frazione torna a far si vedere l'Angolana rovesciata di Cichella, facile la presa per De Chirico. Ripresa, pronti via e occasionissima l'Aquila. Percussione di Di Ruocco che entra di gran carriera in area, tocco sotto a scavalcare Marco Tullio, ma il pallone si infrange sul palo e torna in campo. Ancora l'Aquila al quarto d'ora, traversone di Mantini dalla destra, colpo di testa di Sciba, di poco sul fondo. L'Angolana si difende con ordine, nel finale va vicino al colpaccio. Al 37esimo è bravo De Chirico in uscita bassa, chiudere lo specchio della porta a Ciarcelluti lanciato in campo aperto. Proprio allo scoccare del 45esimo poi Miani, entrato a gara in corso, viene lanciato a tu per tu con il portiere aquilano, Malograzia tirandogli praticamente addosso. Finisce così con quest'ultima emozione del match. Adesso per l'Aquila poco riposo. I rossoblù di Mister Lore infatti torneranno in campo già mercoledì nel recupero interno con il Delfino Curi Pescara. Beh, sicuramente quest'anno la fortuna non è che proprio sia della nostra, però le partite si vincono facendo gol, il gol non l'abbiamo fatto e anzi ti dico pure che queste sono le classiche partite che potevano finire 0-1, perché poi Miani ha sbagliato quel gol clamoroso, altrimenti l'abbiamo pure persa. Quando ho esordito col fatto che la sfortuna è, diciamo che quest'anno ci perseguita, mi riferisco anche a quello, no? Perché due pedine del centrocampo titolare fuori per Bedin ha proprio finito e Loviso, speriamo di recuperarlo per la fine della stagione se appunto andiamo allungando con i playoff, ovviamente è una sfortuna nera, perché insomma tutti in quel ruolo dove siamo corti, dove ci sono due persone che sono appena rientrate e quindi mi riferisco a Mantini e Di Matteo che insomma non hanno grossi minutaggio addosso, quindi insomma veramente su questo discorso siamo veramente sfortunati. A me la squadra non è dispiaciuta perché comunque le azioni da gol le abbiamo create, indubbiamente magari sotto porta un po' più di cattiveria ci vorrebbe, perché tutte quelle palle sporche in aria, insomma queste sono partite pure che vinci con la palla sporca di un rimpallo, però ci devi arrivare prima tu che gli altri e se ci arrivano sempre prima gli altri qualche problemino ci sta. Non vogliamo mai buttarla sulle scuse perché è inutile, dai, non né arbitro né altro, le azioni le abbiamo fatte, il palo quando pure i legni ci si mettono sicuramente non ci aiuta mai un briciolo di fortuna che magari in tante occasioni veramente basterebbe poco, no? Quel tiro che esce di mezzo centimetro, insomma, però recriminazioni inutili. Ma oggi è stata una partita di sofferenza come l'avevo prevista. Siamo stati più compatti rispetto alla partita d'andata di Coppa Italia, scusa. Abbiamo concesso un po' di meno esternamente dove l'Aquila ha delle individualità importanti. Siamo andati spesso al raddoppio e anche a triplicare la marcatura, però è normale che vieni qua e quelle 4-5 palle gol le concedi, perché l'Aquila poi se le crea perché ha dei giocatori forti. E quindi io alla mia squadra avevo chiesto di restare in partita e di soffrire, e mi hanno ascoltato e alla fine penso che abbiamo avuto due occasioni clamorose non sfruttate a 10 minuti alla fine, anche se obiettivamente devo dire che a
abbiamo sofferto e loro hanno creato due o tre situazioni importanti. Però ripeto, tutte le squadre vengono qui all'Aquila e soffrono, perché ti trovi di fronte una squadra fortissima. Per noi è un ottimo punto su un campo difficilissimo contro una squadra, ripeto, che ultimamente sta esprimendo un ottimo gioco, sta battendo chiunque, e quindi per me, cioè io da allenatore sono contento della prestazione dei miei ragazzi.